Noi vogliamo trasparenza, quindi ci dicano cosa hanno fatto, ci dicano quanto sono costate e saranno i cittadini a giudicare se è utile che ci sia un'altra commissione che si sovrappone ad altre commissioni già esistente, che avrà i gettoni di presenza. Poi aggiungo che la questione della presidenza di queste commissioni, posta come esigenza della minoranza, io penso sempre che uno, diciamo, dovrebbe avere una coerenza. Prima devi guardare a casa tua e poi guardi a casa degli altri. Le presidenze della commissione regionale e della commissione provinciale sono della maggioranza. Sono della maggioranza, quindi come posso dire? C'è veramente uno Il mio, il mio, sforzo. il tuo, di tutto, su Sì, questo è un po' la cioè, logica che io ho. non servono ed è dimostrato, perché se qualcuno ci dice sono servite, diciamo ce lo deve dire con atti, no? Ci siamo riuniti tante volte, sì, ma che avete prodotto? E quanto siete costati per riunirvi? E non vi potevate riunire nelle commissioni territorio che già esistono all'interno della regione e della provincia? Allora, vediamo gli atti delle commissioni, altro che i gettoni, vediamo gli atti. Vediamo dove sono stati, quali viaggi hanno fatto, quanto hanno speso e poi Che hanno prodotto? che hanno prodotto. Noi Per me così chiudiamo terremotato, questa che mi vicenda. hanno fatto? Peraltro, Giovanni, siccome noi abbiamo un programma di mandato e nel programma di mandato c'è una riduzione dei costi della politica, non capiamo perché adesso dovremmo venir meno al programma di mandato per assecondare i desideri dei perdenti. C'è un programma e noi dobbiamo applicare quello. Io considero stucchevole infatti questo, quello che sta avvenendo in questi giorni, e mi sembra che si stia rimettendo in piedi un po' la tecnica della campagna elettorale prima del ballottaggio, cioè tutta la squadra di De Matteis uno alla volta ogni giorno esce sul giornale cercando di creare un condizionamento nell'azione degli altri. Consiglio di cambiare metodo perché quel metodo non funziona, non ha funzionato nei confronti dei cittadini prima del ballottaggio, funziona ancor meno nei confronti di chi ha preso il 60% per governare il Comune dell'Aquila. Quindi cambiasse metodo che credo che è meglio. Seconda questione sulle commissioni. Il piano di costruzione è andato non a una, a due commissioni del Consiglio Comunale, due. È andato a quella di competenza, la commissione territorio, che le fece uno studio, anzi facemmo più sedute, e gli consegniamo tutti gli elaborati in anticipo. Ed è andata a quella garanzia e controllo del presieduto dal senatore Lombardi, membro dell'opposizione, e faceva la riunione qui e poi fece anche una conferenza stampa. Se dovessimo, come dire, anzi uniformarci a un metodo. O torno a dire che un pezzo di quel piano di ricostruzione è scaturito da una mozione unitaria di Lombardi e Benedetti sull'asse centrale, che poi presentammo qui. Come per dire, metodi di lavoro, quando si vuole arrivare a un obiettivo, siamo d'accordo a farli, pressioni per poi creare una sorta di ragnatela burocratica che imbriglia il processo, non ci stiamo. Non ci stiamo mettendo la faccia sulla ricostruzione dell'Aquila, non ci facciamo imbrigliare oltre da quello che siamo già imbrigliati dalle varie ordinanze, disposizioni commissariali che sono uscite nel corso di questi giorni. Questa mattina è stata tenuta anche una conferenza stampa, cercando di lanciare un altro po' di fango, non so se è l'ultimo che gli è rimasto nel bidone di quello della campagna elettorale, sul piano di ricostruzione. E su questa nota della Università di Firenze che è arrivata lanciando strali. Allora, premesso che ci difenderemo anche tramite vie legali, perché rispetto a chi scrive queste cose è bene, come dire, proteggersi adeguatamente. Ma riassumo la vicenda. Il Comune dell'Aquila ha sottoscritto il 27 gennaio 2010 un accordo di collaborazione con l'Università di Firenze. Questo accordo di collaborazione dice, questo è sull'uso dei dati, vi dico soltanto la parte, non l'ho sottoscritto nemmeno io, quindi l'aveva sottoscritto anche un altro assessore, però è importante dirle queste cose. Articolo 4. Le parti hanno pari diritti sui risultati della ricerca, che pertanto potranno essere liberamente utilizzate all'interno delle proprie strutture e nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Il piano di ricostruzione è un'attività istituzionale. Posso utilizzare questo studio nell'ambito delle mie attività istituzionali. Sottoscritto, guardate caso, proprio dal professor Centauro,
e dal professor Carlo Alberto Grazionio, che credo che era il dirigente, il preside del dipartimento all'epoca. A questo poi è seguito anche un altro atto aggiuntivo che prorogava la ricerca.